Ma Dio esiste? E allora perché non strozza il delinquente che lascia ammazzare migliaia di persone? No, non può esistere questo giustiziere. È una montatura, anche lui. 80 anni fa, l'Italia era in guerra. Quello che state per ascoltare è il racconto di uno dei momenti più drammatici del secondo conflitto mondiale per alcuni soldati italiani. Un racconto possibile grazie ai documenti audio dell'Archivio Luce e ai diari di alcuni di coloro che presero parte allo scontro. Le pagine di questi soldati sono lette da un gruppo di artisti. I musicisti Gemello, Peter White, Matteo Maffucci e gli attori Alessandro Tiberi e Matteo Cecchi. Ragazzi, uomini, che oggi hanno un'età analoga a quella di coloro che scrissero quei diari. Questa serie podcast di Archivio Luce, realizzata da Cora Media, si chiama L'Inferno di El Alamein. È letta da me, Pablo Trincia. Primi segni e preparativi dell'imminente controffensiva che, sferrata dalla Sirte, ha già oltrepassato Bengasi. La fraternità d'armi dei soldati dell'asse si è cordialmente rafforzata e si va cementando con indissolubili vincoli di sangue sui campi di battaglia dell'Africa settentrionale. Siamo in Libia, fronte di guerra nordafricano. Dopo mesi di sconfitte e umiliazioni, in soccorso degli italiani sono finalmente arrivate le forze tedesche. I carri armati germanici, che svolgeranno un'azione decisiva contro le unità motorizzate inglesi, si avviano verso le posizioni avanzate. E a quel punto le cose cominciano a cambiare. Agli inizi di aprile 1941, il comandante tedesco Erwin Rommel ha scatenato la sua offensiva in Cirenaica e le forze britanniche, indebolite dallo spostamento di truppe su altre aree del conflitto, hanno posto scarsa resistenza, ritirandosi rapidamente verso il territorio egiziano. L'offensiva è cominciata. Si dice che Bengasi sia conquistata e sembra che gli inglesi scappino. I tedeschi hanno mantenuto il segreto militare in modo spettacoloso e gli inglesi hanno una paura matta dei tedeschi. L'ufficiale italiano Antonio Airoldi, di Ostuni, annota nel suo diario i successi militari ottenuti dopo l'arrivo degli aiuti militari tedeschi e il passaggio del comando delle operazioni a Erwin Rommel. Con loro ci sono anche i nostri mezzi meccanizzati, a dimostrazione che se il nostro esercito fosse stato armato, avrebbe saputo combattere. Ma Airoldi non trattiene la sua delusione verso gli alti comandi italiani. Sono qui da 7 mesi e a volte mi domando cosa ho reso alla patria, ma non posso rispondere a me stesso. Negli aeroporti avanzati, i nostri piloti, in collaborazione con i germanici, si prodigano con instancabile attività. Aerei tedeschi fanno da battistrada alle unità avanzate. È l'inizio dell'estate del 1941. Hitler ha dato il via, sorprendendo tutti, incluso Mussolini, all'operazione Barbarossa, ovvero l'invasione dell'Unione Sovietica. Le forze dell'asse stanno ottenendo risultati positivi su tutti i fronti, incluso quello nordafricano. Cosa è diventata la marcia trionfale di Churchill? Le colonne dei prigionieri britannici, australiani, neozelandesi, indiani marciano verso i campi di concentramento. La controffensiva italo-tedesca ha infatti ricacciato gli inglesi al di là dei confini egiziani, dove si trovavano prima dell'inizio della guerra, con la sola eccezione di Tobruk, il miglior porto della Libia, una piazzaforte che può servire anche come base aeronavale e che ancora resiste sotto assedio. Bombardieri britannici all'attacco. Le prime bombe scoppiano intorno alle navi. Osservate un siluratore all'attacco mentre vola a pelo d'acqua, inseguito dal fuoco delle mitragliere. In questa fase concitata, comunque, le informazioni sono poche e i dubbi tantissimi. Una bomba esplode a dritta di una nave. Un altro siluratore a volo radente. Da diversi giorni non giunge più la posta. La radio dice che il dominio del Mediterraneo è nostro, ma nel mare Nostrum ci sono Lorum, gli inglesi, e noi non possiamo nulla. Gli affondamenti continuano in modo impressionante. In effetti, nonostante i successi sulla terraferma,
Sul Mediterraneo il predominio britannico è sempre più netto e gli affondamenti di convogli marittimi destinati a portare in Libia uomini, mezzi e risorse sono tragicamente frequenti. Tutti i miei uomini sono perduti. Cosa posso rispondere alle lettere dei genitori che mi chiedono disperatamente notizie? E adesso di noi, che cosa sarà? L'ufficiale di artiglieria Enzo Petrignani è da poco atterrato in Libia e può ritenersi fortunato perché la nave del convoglio marittimo, noto con il nome di Duisburg, in cui viaggiavano i suoi uomini, insieme a cannoni, autocarri e ai suoi bagagli, è stata attaccata ed è affondata. Fa un caldo tremendo. Il Ghibli e tutta questa sabbia calda sono insopportabili. Non si respira. Non ho nulla con cui cambiarmi. E intanto qui gira la notizia di un'altra terribile sciagura. Dal comando tedesco trapela la notizia che i nostri soldati stanno ritirandosi in Cirenaica. Gli inglesi avanzano. Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati sul fronte barbarico, dove si è riaccesa la battaglia. La nostra colonna corazzata... Dopo una prima ritirata, l'esercito britannico si è riorganizzato e si lancia al contrattacco con l'obiettivo di scacciare nuovamente dalla Cirenaica le truppe italo-tedesche e liberare i suoi soldati sotto assedio a Tobruk. Carri, autoblinde e veicoli nemici inchiodati dal nostro fuoco. Inizialmente l'operazione non ha successo. La strategia difensiva di Rommel funziona e gli inglesi subiscono gravi perdite. New severe fighting in Libya was reported by the German High Command today. And a Rome communique describes heavy fighting in the desert around Bear El. Gli inglesi ci riprovano ancora nell'inverno dello stesso anno, il 1941. E in dicembre riescono a liberare Tobruk, rompendo la morsa dell'assedio italo-tedesco. Ma si tratta di un successo faticoso e tutto sommato di poco conto rispetto a un evento destinato a cambiare il corso della storia e le sorti del conflitto mondiale. Yesterday, December 7th, 1941, il 7 dicembre 1941, la base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, è attaccata dalle forze aeree del Giappone. A date which will live in infamy. Alleato di Germania e Italia. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Le potenze del patto di acciaio, l'Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, scendono oggi a lato dell'eroico Giappone contro gli Stati Uniti d'America. L'11 dicembre Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti d'America. Ora il conflitto è definitivamente mondiale. A Napoli noi ufficiali passiamo le giornate oziando, in attesa delle partenze che non si sa se avverranno via mare o in aeroplano. A Napoli, nel dicembre del 1941, il tenente Eitel Torelli di Reggio Emilia sta aspettando di partire per il fronte nordafricano. Finalmente arriva l'ordine di organizzare la spedizione di un gruppo di 40 ufficiali. Siamo ormai al 31 dicembre 1941. Si liquidano le pendenze, si salutano i conoscenti. Si va in taxi al pontile numero 4 per la spedizione del bagaglio via mare. Noi invece partiremo in aereo, ma dalla Sicilia. La sera del 31, alle 21 precise, ci troviamo al treno coi nostri zaini. C'è una vettura speciale per noi ufficiali. Entro in uno scompartimento vuoto. Poco dopo mi raggiunge un tenente di artiglieria alpina. È bergamasco e va in Africa a far carriera più rapidamente. Ho portato con me una bottiglia di cognac e una tavoletta di cioccolata, la più grossa che sono riuscito a trovare a Napoli. Lui ha una borraccia da 2 litri di grappa e mettiamo tutto in comune. Dopo aver parlato a lungo di guerra e politica, finiamo per addormentarci, fradici di liquore. Comincia così il 1942.
contro questa Italia tesa nel culto delle sue memorie eroiche. L'odio nemico si è accanito colpendo con cieca furia chiese, ospedali, monumenti artistici, scuole e abitazioni del popolo. La fredda e obiettiva documentazione della macchina cinematografica, pur nella sua riassuntiva visione, è una schiacciante testimonianza della barbarie nemica che resterà incancellabile. In quell'inizio di 1942, tutti gli italiani hanno cominciato a comprendere cosa significhi essere in guerra. Le città bombardate, i caduti da piangere, i mutilati da assistere, le lettere struggenti che, nonostante le attente forbici della censura, giungono a casa o al fronte. Ma c'è un altro elemento ancora più tangibile a ricordare a tutti in Italia il tempo terribile in cui si sta vivendo. È la fame. Il 7 gennaio del 42 atterriamo all'aeroporto di Tripoli. Finalmente siamo in Africa. Il capitano del mio battaglione mi interroga a lungo, dato che al campo manca il cibo, mi chiede che situazione ci sia in Italia. Io non gli nascondo che anche in Italia è grave. La pasta e il pane sono neri e mangiabili e c'è scarsità di ogni cosa. Anche il capitano Antonio Airoldi, rientrato in licenza dal Nord Africa, sperimenta nel suo paese natale, Ostuni, in Puglia, la precarietà della vita quotidiana dei civili. Lo stato di miseria in cui si vive è impressionante. L'apatia delle autorità che pensano solo ad arricchirsi fa veramente schifo. È una cosa indegna. Ma l'indignazione di Airoldi è destinata a crescere quando apprende che la sua licenza è stata revocata dopo soli 3 giorni. 3 giorni con mia mamma e mi hanno già richiamato. 3 giorni. Devo ripartire per il Nord Africa. Come possono sperare che gli ufficiali rendano quando li trattano in questo modo? Quanti soldi hanno depredato a questa povera Italia? Mamma, se morirò per la patria, spero almeno che tu e i miei fratelli vediate la sua resurrezione. Come risorgerà non lo so, ma sento che risorgerà e sarà libera. Intorno a Tobruk, oltre questi reticolati è la cosiddetta terra di nessuno, teatro di scontri quotidiani tra assediati e assedianti. Momenti di riposo dei nostri soldati nelle caverne scavate intorno alla piazzaforte, ovvero la strana vita dei trogloditi di Tobruk. Ma le vedette non perdono mai d'occhio il nemico. Ad un segnale la città sotterranea è in movimento e tutti corrono ai propri posti di combattimento. Gli uomini sembrano balzare dalle viscere della terra. In Libia l'ufficiale di artiglieria Enzo Petrignani sta imparando a sua volta a conoscere giorno dopo giorno le condizioni in cui versano le forze italiane. Ho il morale a pezzi. Le nostre condizioni sono proprio avvilenti. I combattenti dicono è meglio essere prigionieri degli inglesi che soldati italiani. Non c'è altro da aggiungere. La permanenza di questi soldati in Africa è sui 3 anni. A me sembra di essere un pivellino. È pazzesco. Non riesco proprio a capire per quale ragione non debbano essere avvicendati. È roba da pazzi. È come se si giocasse a fare la guerra proprio come da bambini. Soltanto che qui questi bambini, tanti bambini, muoiono senza sapere perché. Anche il tenente Eitel Torelli è un pivellino appena arrivato dall'Italia e come Petrignani ascolta incredulo il racconto dei veterani, ormai disillusi. Al campo di Homs convergono tutti coloro che, in seguito alla ritirata, hanno abbandonato le rispettive unità al fronte. I loro racconti non sono incoraggianti. Gli sbandati dicono tutti che le nostre armi sono inefficienti ed inutili e che gli inglesi hanno carri ultrapotenti a cui non si può resistere. Quanto ai carri non posso ribattere, ma quanto alle armi leggere affermo che sono alla pari e che bisogna tenerle pulite e pronte all'uso. Mi rispondono che di olio per pulirle non ce n'è e verifico che quanto mi dicono risponde a verità e che non viene mai dato il cambio alle truppe. Anche questo, purtroppo. Vero. Se malumore, rabbia e rassegnazione accomunano gran parte di quei soldati che hanno già sperimentato la prima linea,
Per i pivellini è una sorta di battesimo, una presa di coscienza a cui si arriva per gradi, passando inevitabilmente dall'incontro con la morte. Oggi il mare ha portato sulla spiaggia il cadavere di un aviatore inglese. Un bel ragazzo, alto, biondo, giovanissimo. Non c'è nulla di più straziante di vedere così ridotti, così finiti i suoi 20 anni. Di pensare a tutto quello che avrà dovuto passare prima di morire. Alla sua tremenda tragedia che mai alcuno potrà raccontare. È vestito solo nella parte superiore del corpo, con un salvagente attorno alla vita, una lieve ferita all'angolo della bocca, il volto tumefatto, quasi in decomposizione. Leggere le sue lettere, i suoi documenti, il suo piastrino che porta appeso al collo con uno spago, assieme alla medaglietta di San Cristoforo che avrebbe dovuto proteggerlo, dà un senso di immensa pena, mista a stupore e raccapriccio. Un nostro collega, medico del gruppo, traduce le lettere. La sua donna gli scriveva, gli raccontava la sua vita, la sua pena, che portava sempre con sé. Gli parlava del loro futuro così, ugualmente a come potrebbe fare una nostra donna. Anche lui, come noi, riceveva dal padre telegrammi preoccupati per mancanza di notizie. Anche lui ha lassù, a Londra, una famiglia che ora lascia nel dolore. A vedere queste scene si rimane ancora più colpiti che se fosse un nostro compagno, un italiano come noi, perché si prova anche un senso di meraviglia nel vedere che questo terribile nemico è un essere tale e quale a noi. E perché forse ci si sente un poco colpevoli della sua morte. Un austero rito guerriero sulla linea di combattimento. Il comandante superiore italiano, generale Gariboldi, si accinge a consegnare al comandante superiore germanico, generale Rommel, le insegne della commenda dell'Ordine Militare di Savoia, conferitagli motu proprio dal re imperatore in riconoscimento delle alte virtù militari e del valore dimostrato quale comandante delle forze corazzate tedesche in Libia. Nel frattempo gli scontri non si fermano. Nei primi mesi del 1942, Rommel ha scatenato una nuova potente controffensiva. Chilometro dopo chilometro, i soldati italiani e tedeschi riconquistano le posizioni che avevano perduto nei mesi precedenti e in giugno si preparano ad espugnare la piazzaforte di Tobruk. Quando Tobruk cederà, è la convinzione dei vertici militari italo-tedeschi, alle forze dell'asse si spalancherà la via per Alessandria d'Egitto, il canale di Suez e i giacimenti petroliferi del Medio Oriente. Gli apparecchi sono già delle fumanti carcasse, mentre sul cielo libero della città passa rombando la nostra caccia, verso oriente, a passo di carica contro il nemico. È con questa radiosa prospettiva che Benito Mussolini si imbarcherà su un aereo diretto a Tripoli, assaporando un imminente trionfo. In Egitto, però, 400 chilometri dopo il confine libico e a un centinaio di chilometri da Alessandria, gli inglesi stanno approntando un'ultima linea difensiva. La posizione è strategica, tra la costa e la depressione di El Kattara. Una strettoia di appena una 60 di chilometri che costituisce uno sbarramento difficilmente aggirabile dagli italo-tedeschi. In quel punto c'è una minuscola località con una stazione ferroviaria. Il suo nome in italiano è Le Due Bandiere. In arabo, invece, si dice El Alamein. Quello che avete ascoltato è il secondo episodio dell'Inferno di El Alamein, una serie podcast di Archivio Luce, realizzata da Cora Media, scritta da Davide Savelli, con la collaborazione di Giorgio Serafini Prosperi, letta da Pablo Trincia. La cura editoriale è di Marco Villa. La produzione esecutiva è di Valentina Meli. La post-produzione è di Roberto Vallicelli.
I fonici di studio sono Aurora Ricci e Ruben Stacchi. Per Archivio Luce, la supervisione editoriale è di Chiara Sbarigia ed Enrico Bufalini. Il coordinamento delle ricerche e dei materiali d'archivio è di Cristiano Migliorelli e Nathalie Giacobino. Hanno partecipato Alessandro Tiberi nel ruolo di Enzo Petrignani, Matteo Maffucci nel ruolo di Antonio Airoldi, Peter White nel ruolo di Giuseppe Santaniello, Gemello nel ruolo di Emilio Camozzi e Matteo Cecchi nel ruolo di Eitel Torelli. Si ringraziano Sandra Petrignani, la famiglia Airoldi, la famiglia Santaniello, la famiglia Torelli, l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Walter Amato Bene e il sito congedatifolgore.com e AGE Grafico Editoriale, Reggio Emilia.